il purgatorio. È l'unico dei tre regni dove il tempo scorre e poi va a finire. Invece inferno e paradiso sono eterni. Ogni animo creatorio conta o tempo che manca la propria liberazione. E nel purgatorio splende lo stesso sole che illumina la terra. Ci sono le notti e ci sono i giorni, le alve e i tramonti. Inferno e purgatorio in un certo senso si assomigliano, ma ci sono delle differenze importanti. L'inferno è un abisso, mentre il purgatorio è una montagna. L'inferno è il regno delle tenebre, del buio, mentre al purgatorio c'è sta assai luce. Nel terzo canto del purgatorio, Dante e Virgilio incontrano le anime dei contumaci, cioè morti in stato di scomunica. Siamo nell'antipurgatorio. Virgilio chiede alle anime di indicargli la strada meno ripida per salire la montagna e proseguire il viaggio. Che stanno sono paurosa e con una purella fanno che le gafanna all'altra stanno più annanza senza sapere un perché. Ma quelle più avanti, vedendo che Dante fa ombra, si spaventano perché capiscono che Dante non è un'anima, non è morto, e altrimenti non potrebbe fare ombra. E è così tutto quanto, s'arritirano spaventata, ma Virgilio dice: non vi preoccupate, questa persona qui è con il permesso di Dio. Allora una di queste dimanda a Dante se in coppa terra è vista mai. Dante guarda buona, erano bello giovane, chiunne e gentile, ma poi deve confessare di non conoscerla. L'anima gli mostra una piaga sul petto e poi si presenta come Manfredi di Svevia, nipote dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, e lo prega di riferire a sua figlia Costanza, quando sarà tornato con Comune, che essendosi sinceramente pentito in punto di morte, egli è salvo, è salvo, e debria, e debria assai, con l'anima sua. O ben finiti, o già spiriti eletti, Virgilio incominciò. Per quella pace, chi credo che per voi tutti s'aspetti, ditele dove la montagna giace, sì che possibil sia l'andare in suso, che perder tempo a chi più sa, più spiace. Oi morta grazie di anima santa, o masta cominciare, ma che la pace, che certo voi pulito tutto quanto, sta montagna, facendoci capace, non si può passare chi più annanza. Ca chi più sa, trigà, più mi dispiace. Come le pecorelle escono del chiuso, a una, a due, a tre, e l'altre stanno timidette, atterrando l'occhio e il muso, e ciò che fa la prima e l'altre fanno, addossandosi a lei, se la s'arresta, semplici e quete, e non perché non sanno. Si vidi o muovere a venir la testa di quella mandra fortunata a lotta, pudica in faccia e nell'andare onesta. Com'è ce ne può fare in capuscella, a una, a due, a tre, e là stanno col occhio russo in terra, scurrusella, e che le caffè prima l'altro che fanno, che si attrassa o fanno purghella, quietamente, e un perché non sanno, fa così. Mi vedete di Annanda, e prima che di gente affortunata, e come il tacchio arredo tutto quanto. Come color dinanzi, lì rotta, la luce in terra, dal mio destro canto, sì che l'ombra era da me alla grotta, restaro e trassersi indietro alquanto, e tutti gli altri che venivano presso, non sapendo il perché, fenno altrettanto. E io, stomaca stata prenda, pure se voi non me l'ha dimandato, lo dica, che ombra sta facendo? Ma vita credere, senza i spaldare, solo perché il cielo ciò permette che sta bella, ma cerca a me stravaccare. A che sta gente basta di dicetta? Perciò, torna, venita a parte il canto. Muovendo in mano con maddon bacchetta, non importa che sia. In ombra parlare. Ma cammananda, guarda un momento, all'altra parte, tu me vista mai. Mi ma avutare, io guardare, attenta, io un'era, è bella. E aggarmata assai,
con arco offesa per una ferimenta. Quando umilmente io lo confessai che non lo conosceva, a rispondetta: guarda, e una chiaia ambietta palasaia. Io sono Manfredi. Doce la ricetta. Mezzia Costanza, quando tornerai, io te ne prego, chiste sono i progetti. Portata ad mia figlia, che sgravai e due re da Sicilia e d'Aragona, e di la verità, caro tu sai. Due volte mi sperciai una persona, faruta a morta, io mi consegnai a chi lo dia, che tutto ci perdona. Mi facete peccata brutta assai, ma Dio, che braccia te ne così grande, che a chi si pente non lo caccia mai. Sei il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente allora, avessi in Dio belletta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarino ancora in coda il ponte presso Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il petto di fuor dal regno, quasi lungo il verde, dove le trasmutò. Per la sentenza allora, eternamente a grazia non si perde, ma speranza una mantena insegna che è vivente. Certo, se in 40 anni uno non scansa morta e morendo non si pente, intorno a sta arena da far servanza per 30 volte, correre girando po' tempo che uno è stato sconoscente. Ma questo castigo non dura po' tanto, se assai preghiere fanno tutta gente. Vedi oggi mai, se tu mi puoi far lieto, rivelando alla mia buona costanza come l'hai visto e anco questo mi vieto. Vire si può scansare, ma chi sta a farla? Pria costanza e fa preghiera ardente, dicendo buona. E che cosa?